Possiamo utilizzare un piccolo illuminatore da 60 watt come questo della Smorrig, con un softbox solamente da 30 cm per creare dei ritratti in esterna di notte? Se sei interessato all'argomento, mettiti comodo perché partiamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Da quando Smorrig mi ha inviato il suo illuminatore con questo softbox da 30 cm, mi sono posto un sacco di domande sul reale utilizzo di una combo così piccola e così portatile durante uno shooting. Quindi cosa sono andato a fare? Ho creato uno shooting rapido e veloce notturno, calcolate che sarà durato un quarto d'ora, ringrazio tantissimo chiaramente la modella Stella e sono andato a testare a fondo questi due illuminatori. Il primo naturalmente sono andato a utilizzarlo per dare una luce principale al soggetto, il secondo sempre con un altro softbox uguale a questo per dare una rim light e per creare uno scatto più tridimensionale. Non ci resta quindi che vedere il video backstage insieme e subito dopo traiamo le considerazioni finali. Da qui inizia lo shooting. Come vedete ho utilizzato tutte e due le luci della Smorrig con i rispettivi softbox da 30. In questo momento sto posizionando le luci e la modella per creare meno ombre marcate possibili sulla modella stessa. Infatti come vedete sto facendo muovere la modella e la luce al millimetro proprio per creare meno ombre possibili. Lo sapete, di solito vado ad utilizzare dei softbox molto più grandi, specialmente di notte e specialmente in scatti di questo tipo. State vedendo uno shooting fatto con Andrea Barona nella galleria a Milano e qui ho utilizzato un 80 cm. Come vedete è posizionato in maniera molto diversa rispetto all'illuminatore che sto utilizzando in questo momento, infatti è molto più alto della modella ed è inclinato di 45 gradi rispetto appunto alla modella stessa. Dovevo per forza mettere la luce all'altezza della modella e fare in modo tale che da questo piccolo softbox la luce arrivasse su tutto il soggetto. Vi faccio vedere questi tre scatti velocemente, poi ne zoomiamo uno. Come vedete non ci sono ombre indesiderate se non sotto il mento, che è un'ombra abbastanza dura ma non mi dà troppo fastidio. Zoomando questa foto ci rendiamo conto che c'è un'ombra netta sotto il collo, sul seno e sul corpo dato dai capelli. Se andiamo invece ad analizzare questa foto di Andrea creata appunto con un softbox da 80, ci rendiamo conto che l'ombra sotto il mento è nettamente più morbida. Qui volevo sfruttare appieno le strisce pedonali ma come vedete le luci le ho inclinate, non vi dico a 45 gradi ma comunque sono molto più inclinate di prima, e questo perché chiaramente la striscia pedonale andava a riflettere la luce. Infatti come potete vedere in questo scatto la modella è illuminata alla perfezione ma l'ombra sotto il mento bella dura rimane. Ultimi scatti per questo set, sto riposizionando le luci e come vedete sono messe praticamente nello stesso modo, quindi altezza modella e dritta per dritta sia la ring light sia la luce principale. Un consiglio che vi posso dare se utilizzate dei softbox molto piccoli è di stare attenti a dove vengono poi proiettate le ombre della modella dietro e davanti a lei. Infatti se utilizzate una luce principale e una rim light avrete sia delle ombre davanti sia dietro. Quindi state molto attenti poi nell'inquadratura e quindi nella composizione dello scatto e cercate di nasconderle il più possibile. Per come ho posizionato le luci io, ad esempio, c'è un'ombra dietro la modella e un'ombra sul muro sulla destra. Vi faccio un ulteriore esempio, non andrei mai a utilizzare una luce così dura su una modella che sta davanti a un muro perché dietro la modella sul muro verrà proiettata un'ombra che poi sarà molto difficile da eliminare in post-produzione. E proprio di post-produzione dobbiamo parlare, però prima vi do qualche altro consiglio per fare uno shooting outdoor di notte simile a quello che abbiamo appena visto insieme. Primo consiglio è sicuramente quello di andare a utilizzare due illuminatori, non devono essere uguali e non devono avere tutte e due lo stesso softbox, sarebbe meglio fare così, sì, ma vi viene una roba molto molto simile anche solo se utilizzate un solo illuminatore con softbox buono che dà la luce principale al soggetto e anche un piccolo pannellino di questo tipo per dare la rim light. Per tutti quelli che mi scrivono quale pannellino acquistare, ragazzi, è sempre questo quello che vi consiglio.
ha 40 watt di potenza, è della Zhiyun, costa un centinaio d'euro ed è veramente una bomba atomica. Lo utilizzo anch'io su tanti set. La rim light è una luce che va a separare il soggetto dallo sfondo e serve appunto per dare maggiore tridimensionalità, quindi non è detto che debba essere per forza una luce ipermorbida. Potete fare la stessa cosa se siete in mobilità e non avete la possibilità di mettere softbox, stativi e quant'altro, potete appunto utilizzare anche una fonte di luce molto più dura. L'importante è andarla a posizionare però in maniera corretta. E questo perché se io la posiziono così, ok, chiaramente sarà molto più lontana, però se io la vado a posizionare così e la luce arriva qui sul viso, mi brucerà la pelle. E quindi va messo in modo tale che la luce non vada poi a toccare appunto il viso o la pelle della modella. Dobbiamo solo creare una separazione. Più di così adesso non riesco, però il concetto è questo. Secondo consiglio molto 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 importante: quando andate a fare una roba del genere, trovate uno sfondo che sia ben illuminato. Se dietro la modella non c'è niente, o comunque c'è un monumento ma non è molto illuminato, verrà uno scatto decisamente più povero di informazioni, nel senso che dietro di lei non si vedrà quasi niente, e in quel caso lì fate prima andare in studio e usare il telo nero. Quindi mi raccomando, andate a cercarvi delle location dove dietro la modella ci sia molta luce. Terzo ed ultimo consiglio: state attenti all'outfit. Non solo dovete stare attenti al colore dell'outfit per tutti i discorsi che ci siamo fatti in tanti altri video, ma dovete fare in modo tale che l'outfit vada a riflettere la luce. Quindi potete utilizzare degli outfit di determinati materiali sì, ma molti altri magari no. Se in questo shooting ad esempio avessi fatto utilizzare alla modella un outfit in lana o in velluto che va a trattenere la luce, sarebbe venuta una cosa decisamente diversa. Quindi mi raccomando anche a questo. Ora però parliamo di post produzione. Allora, se io vado ad annientare tutte le ombre o quasi tutte le ombre sul viso o sul corpo di una modella, vero è che abbiamo una rim light, quindi sì, lo scatto è già un po' tridimensionale di suo, ma non è mai una buona idea annientare tutte le ombre. Se avessi utilizzato un softbox così piccolo messo in una posizione più classica, quindi da sopra a 45 gradi o a destra o a sinistra del soggetto, avrei avuto un sacco di ombre in viso che sarebbero state veramente molto molto difficili da togliere su Photoshop. Io vi do questo consiglio se avete però una buona post produzione: andate ad eliminare completamente le ombre grazie alla luce e poi in post produzione andate però a ricrearle. Non dovete fare una roba assurda, basta infatti un dodge and burn fatto bene, ma in questo momento state vedendo la foto così come è stata scattata, mentre adesso la vedete post prodotta. E come vedete sono andato ad aggiungere tutta una serie di ombre sul viso che rendono appunto lo scatto più tridimensionale. E quindi veniamo a noi, si può utilizzare un softbox di questo tipo? Ragazzi, sì. Non vedo l'ora di utilizzarlo su altri shooting che devo andare a fare simili a quello che avete visto, e questo perché mi sono divertito, è stato veramente uno shooting diverso dal solito, non ho dovuto pensare oddio casca tutto perché c'è il vento, non ho dovuto pensare la rim light è a 5-10 metri da me, oddio casca e si rompe tutto, non poteva cadere niente perché chiaramente un 30 cm è veramente piccolo, quindi potete stare tranquilli, non dovete ancorare gli stativi, e mi sono divertito a scattare, è durato un quarto d'ora ed è andato tutto decisamente bene. Tutto questo però se avete una buona post produzione. Se invece non possedete una buona post produzione o non possedete comunque ancora una buona post produzione, il consiglio è di non utilizzare una roba del genere, ma utilizzare un softbox molto più grande, perché creerà delle ombre molto interessanti e voi poi in post produzione non dovete andare a aggiungere o togliere praticamente niente. Cosa farò io nei prossimi shooting? Allora, devo dividere la parte tra lavorativa e non lavorativa. Nella parte lavorativa andrò a utilizzare comunque dei softbox belli grandi, perché il risultato che vado ad ottenere a livello di ombre con quel tipo di softbox per me è veramente super mega top. Però per quanto riguarda invece progetti personali, andrò assolutamente a utilizzare questa combo. Mi porterò dietro anche dei softbox più grandi, dei tipo Umbrella, in modo tale che magari vi posso portare anche dei video con dei confronti. Però c'è una cosa che vi devo ancora dire: la luce così dura sul soggetto crea dei dettagli molto più visibili rispetto alla luce morbida.
Quindi la texture della pelle, ad esempio, la vedo molto meglio, molto più nitida, passatemi il termine, con una luce dura. E quindi questo mi aiuta in post-produzione, perché quando devo andare poi a modificare la pelle, eccetera, eccetera, quello che devo andare a clonare lo vado a clonare da qualcosa che si vede ancora meglio rispetto ad avere una luce morbida. Questa cosa mi intriga parecchio, quindi negli shooting non lavorativi andrò a fare veramente tante altre prove con questi softbox e che sia magari la volta buona che vado a creare dei setup veramente ultra piccoli e ultra portatili. Va bene ragazzi, se siete arrivati fino a qua io vi ringrazio moltissimo, se avete qualche domanda mi raccomando fatemela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!